prima camera blindata di schedari, montagne di plichi si posano sul tavolo e raggiungerebbero altezze vertiginose se decine di impiegati non si dessero da fare. 20.000 al giorno ne arrivano in questo ufficio torinese della RAI. Si tratta del Radio Invito 1951. Veloci segretarie della fortuna notano le risposte, trascrivono i nomi che concorreranno ai premi. Il questionario chiede a ciascuno le proprie preferenze radiofoniche. Ecco quelle di papà. Da giovane papà faceva la fila per conquistarsi un posto nella piccionaia dell'opera. Ma la ragazza non ha nessuna voglia di portare quella piccionaia in famiglia. Nonostante le disparità dei gusti, su un punto sono tutti d'accordo: che venuto il giorno del sorteggio vinceranno. Il babbo canticchierà: verranno a te sull'aure, nell'ebbrezza della velocità. Ma la signora è d'opinione che basterà un utilitario, magari di seconda mano, così rimarrà il margine per un acquisto più urgente e sospirato. Anche Gigetto ha i suoi desideri. Ma questa è musica da camera e non fa parte delle preferenze di famiglia.